Barbara D'Urso commenta gli ascolti di Domenica e rende quelli di Domenica in. Barbara D'Urso gongola per gli ascolti super di Domenica Live anche quando è in ferie e lancia una frecciatina alla sua rivale Cristina Parodi al timone di Domenica in su Rai 1. Da questa settimana, infatti, la trasmissione di Barbara D'Urso non è più in onda in diretta su Canale 5, il programma è andato in pausa per lo staff natalizio così come ha rivelato la stessa conduttrice nel corso dell'ultima puntata in diretta di domenica scorsa, che tra l'altro ha registrato il consueto boom di ascolti su Canale 5 vincendo la gara degli ascolti del pomeriggio. Il trionfo di Barbara D'Urso anche in replica con Domenica Rerindo ieri pomeriggio, però, in casa Mediaset hanno deciso di non lasciare da soli gli spettatori di Canale 5 rimasti orfani della Domenica Live di Barbara D'Urso ed ecco che dalle 16:40 in poi vanno in onda degli speciali dal titolo Domenica Rerindo durante i quali vengono trasmesse le interviste più belle, che sono state fatte dalla padrona di casa nel corso di questa edizione. Ebbene il primo speciale di ieri ha registrato una media di quasi 2.6 milioni di spettatori arrivando a sfiorare il 14.50% con picchi del 17% durante la messa in onda, un risultato davvero molto positivo tenendo conto che si trattava di repliche della trasmissione di Barbara D'Urso, che tuttavia ieri pomeriggio il pubblico ha seguito lo stesso con grande interesse così come testimoniano gli ascolti. E così questa mattina Barbara D'Urso ha festeggiato su Instagram con il suo consueto post in cui ringraziava il pubblico per il record di Domenica Rerindo da più di 2 milioni e mezzo di spettatori e al tempo stesso pare che abbia lanciato una frecciatina anche alla sua rivale Cristina Parodi, che ieri era in onda regolarmente in diretta su Rai 1 con Domenica in. La frecciatina di Barbara D'Urso a Cristina Parodi nel suo post, infatti, la D'Urso ha sottolineato che Domenica Rerindo è stato il programma più visto del pomeriggio e della sua fascia oraria e in questo modo avrebbe lanciato una frecciatina agli ascolti di Domenica in che ieri con la regolare diretta ha totalizzato un ascolto medio di 2.5 milioni con più del 14% di share. C'è da dire però che i due programmi sono andati in onda in fasce orarie diverse ma la D'Urso nel suo post Instagram ha voluto sottolineare il fatto che la sua trasmissione è stata la più seguita dal pubblico della domenica pomeriggio nonostante fosse in replica.